Momento, 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 momento. Questa non è la solita Skoda. Prima di cominciare, cliccando sul link in alto a destra, potete scoprire le offerte su questa nuova Skoda Scala sul nostro configuratore, drivekey.it. Esteticamente l'auto ha linee morbide e stondate, la fanno apparire elegante, per questo è diversa dalle concorrenti, sempre più impegnate ad attirare chi cerca sportività, anche nel look. I cerchi hanno dimensioni da 16, 17 e 18 pollici, la calandra ha sempre la cornice cromata su tutti gli allestimenti, con cui si collega ai fari anteriori. Questi ultimi sono anche full LED adattivi, e al posteriore rimane il lunotto di colore nero, come visto sulla Rapid Spaceback, di fatto la progenitrice di questa Skoda Scala. Questo è l'allestimento sportivo denominato appunto Sport e lo riconoscete per tanti elementi appunto sportivi disseminati qua all'interno dell'abitacolo. Troviamo dei sedili che sono ben profilati, tra l'altro guardate che bello anche il poggiatesta, un unico pezzo con lo schienale, ovviamente si può regolare in altezza e in profondità chiaramente. Volante in pelle traforata, tagliato sotto per garantire una buona mobilità al conducente, poi dei dettagli che gli vedete tutti sulla plancia oppure anche sul pannello porta di colore rosso. Ma la prova degli interni non può finire senza il test della qualità percepita di DriveKey. Plastica rigida, inserto lucido e qui sopra no, invece qua è bello morbido. Se la dovessi paragonare a un'auto di pari categoria, diciamo all'interno del gruppo Volkswagen, rispetto alla Volkswagen Golf, questa Skoda Scala è un gradino sotto. E questo significa però anche andare a pagare un pochino meno di listino. Quindi nel complesso credo che quest'auto sia ben fatta, ben costruita e dà una bella sensazione di solidità. Il sistema che vedete nelle immagini è il Bolero da 8 pollici. È uno dei sistemi più veloci in circolazione, di una fluidità davvero impressionante. Molto moderne anche le grafiche usate per alcuni menu, come quello del clima e degli assistenti alla guida. Di serie troviamo la Radio Bolero con schermo touchscreen da 8 pollici che include 8 altoparlanti, connettività USB, Bluetooth e connessione con Apple CarPlay e Android Auto via cavo. Più su c'è il navigatore Amundsen, di serie sull'allestimento più ricco style, con schermo da 9,2 pollici, che amplia le capacità del sistema Bolero, aggiungendo navigatore, virtual cockpit, mappe di navigazione aggiornabili gratis a vita, gesture control, assistente vocale e memoria SSD da 64 GB. Non manca anche la connessione 4G integrata per i servizi online, con la possibilità di hotspot Wi-Fi per i passeggeri. Grande novità è la presenza della connettività Android Auto ed Apple CarPlay senza cavo, comodissimo. Quest'ultimo però è un optional. La Skoda Scala è lunga 4,36 m, larga 1,79 m e alta 1,47 m, dimensioni compatte, ma la vera sorpresa è all'interno. Per quel che riguarda lo spazio interno, la Skoda Scala è stata pensata proprio per cercare di sfruttare al massimo tutte le possibilità di questa nuova piattaforma chiamata MQB A0, che è una piattaforma, un telaio, utilizzato dal gruppo Volkswagen, ormai anche su automobili di dimensioni inferiori rispetto a questa Skoda Scala e che hanno già stupito proprio per lo spazio interno, che comunque riescono a garantire e riescono ad offrire queste possibilità ai designer e anche agli ingegneri per poter lasciare tanto spazio all'interno e comunque avere delle dimensioni contenute all'esterno. Qui si sta veramente molto bene, soprattutto a livello di posizione di guida. Io sono alto 1,85 m, come vi ricordo sempre, riesco a regolare il volante in profondità e in altezza con una buona escursione, comunque sufficiente ad avere una posizione di guida comoda. Qui davanti una mensola per il cellulare, in cui tra l'altro si può anche mettere la piastra di ricarica di induzione per lo smartphone, quindi lo appoggio e semplicemente si ricarica da solo, e poi abbiamo anche due prese USB di tipo C, le ultime, quelle stondate ai bordi, che permettono di ricaricare più velocemente i dispositivi elettronici. Freno a mano a leva, questo obbliga a avere un pochino meno di spazio all'interno dell'abitacolo, ci vorrebbe secondo me il freno a mano elettronico, due portabicchieri e poi il bracciolo centrale con di sotto un pozzetto che permette di stivare ancora qualcosina. Qui tra l'altro abbiamo ovviamente il cassettino ricoperto in una moquette che permette di evitare dei rumori molesti durante la marcia con oggetti che sbattono qua e là, capiente, tra l'altro anche refrigerato. Quindi devo dire che la sensazione di spazio è molto buona, ho una buona visibilità all'anteriore, c'è comunque un lunotto inclinato, molto sportivo come linea, però devo dire che tutto sommato all'esterno si ha una buona visibilità. Insomma, devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro a livello di spazio interno. A parte della magia di questo modello, sta proprio nello spazio interno, al posteriore. Guardate quanto riesco a stare comodo, un po' per la seduta che è bella rialzata, non sto troppo rannicchiato e riesco ad avere buono spazio per la testa e anche per le ginocchia.
Vi dicevo che io sono alto 1,85 m, davanti il sedile è regolato sulla mia altezza e guardate quanto spazio ho a disposizione, veramente un risultato spettacolare. Due bocchette d'aerazione al posteriore, volendo si possono avere anche due prese USB opzionali, sempre di tipo C, come quelle che abbiamo trovato all'anteriore, per un totale di 4 prese USB nell'abitacolo. È il turno del bagagliaio. Pronti alla magia? Guardate quanto spazio c'è in questo bagagliaio. 467 litri di capacità minima, che vuol dire farci stare praticamente di tutto. Tra l'altro non mi sono neanche dovuto sforzare più di tanto, ho potuto posizionare le valigie un po' come ho meglio preferito, come mi veniva più comodo, e guardate quanto spazio residuo c'è ancora. Presa 12 volt volendo per ricaricare gli oggetti elettronici, ganci per la spesa o per borse di qualsiasi tipo, al di sotto abbiamo un ruotino di scorta. Insomma, veramente un risultato esagerato per quel che riguarda il bagagliaio, considerate tra l'altro che quest'auto è lunga poco più di 4,30 m. Finalmente eccoci al volante della nuova Skoda Scala. Riesco a raccontarvi come va questo nuovo modello della casa ceca. Partiamo principalmente dai motori, dalle motorizzazioni disponibili al lancio. 1.3 cilindri, turbo benzina, 115 cavalli con cambio manuale. Poi abbiamo anche un 1.5 da 150 cavalli, quello che sto guidando in questo momento, solo disponibile con il cambio automatico a 7 marce. E poi abbiamo anche la motorizzazione turbo diesel. 1.6 da 115 cavalli, parliamo di un motore che è disponibile sia con cambio manuale che con cambio automatico. Anche nel caso del 1.6 abbiamo un doppia frizione molto veloce e molto rapido. Vi racconto subito di come va questa motorizzazione. Il motore più nuovo introdotto in gamma da Volkswagen, non soltanto, o meglio dal gruppo Volkswagen, non soltanto su questo modello ma anche su altri modelli del proprio gruppo industriale. L'avevo già provato su Audi Q3 ad esempio, la stessa motorizzazione. Per quel che riguarda la taratura che è stata data a questo modello, vi posso dire che è il motore più sportivo e si sente. Peraltro la taratura del cambio favorisce delle accelerazioni che sono molto molto buone e mi è piaciuto fin da subito, perché le prestazioni di questo motore sono entusiasmanti. Finirete sostanzialmente per guidare questa Skoda come se fosse, diciamo, una Seat Leon. Seat è il marchio, se vogliamo, sportivo del gruppo, e alla fine dei conti, altro che guidare una Skoda, vi sembrerà di guidare una macchina con una impostazione molto molto più sportiva. Mi è piaciuto molto il fatto che questo motore riesce ad offrire buone prestazioni, ma soprattutto riesce ad avere anche ottimi consumi, perché a velocità costante, diciamo senza andare a premere troppo il pedale del gas o farsi prendere troppo la mano o il piede in realtà dalle prestazioni appunto di questo motore, riusciamo a stare intorno ai 17 km con un litro, che secondo me è un ottimo risultato, contando appunto che parliamo di un turbo benzina con questa cavalleria. Certo è che nel momento in cui ci muoviamo in città i consumi poi aumentano, diciamo che si sta intorno ai 10-12 km con un litro a seconda delle nostre capacità di sfruttare le prestazioni e l'efficienza di questa motorizzazione. Vi parlo un po' dell'indole di quest'auto e di come sono state tarate le sospensioni e appunto anche lo sterzo, insomma qual è la sensazione di guidare quest'auto. Sicuramente non parliamo di una macchina sportiva con un assetto spaccaschiena, perché non è così, anzi in realtà l'assetto è piuttosto turistico, se così vogliamo definirlo. Comunque in generale è morbido e permette di passare sopra le buche senza avere troppi problemi e troppi fastidi. In questo momento sto viaggiando su una strada che non è messa benissimo, adesso sto per entrare in un punto in cui troviamo dei sanpietrini, e tutto sommato si viaggia comodi, non si ha la sensazione di rimbalzare qua là come avviene, diciamo, su alcuni assetti che sono un po' troppo rigidi, un po' troppo tarati sullo sportivo. Qua la sensazione è quella di viaggiare a bordo di una macchina molto comoda e molto confortevole. Da considerare il fatto che quest'auto peraltro è anche dotata in questo allestimento sport di un assetto ribassato di 15 mm, quindi già stiamo mettendo un po' in crisi il comfort di questa vettura, ma in realtà comunque si viaggia lisci come l'olio, non ci sono veramente grossi problemi. L'unico momento in cui ho sentito un pochino di rumore di troppo di fondo è nel momento in cui su asfalto drenante o in determinate situazioni più che altro autostradali e alle alte velocità sentivo un po' di rumore per quel che riguarda il rotolamento delle gomme. Oltretutto, sempre sull'allestimento sport, ci sono di serie gli ammortizzatori regolabili. Posso andare a regolarli tramite la pressione di questo tasto, mi escono le modalità di guida, posso selezionare la modalità sport e a questo punto gli ammortizzatori si irrigidiscono per darmi ancora maggiore direzionalità in curva. Ecco, una cosa che mi sarebbe piaciuto vedere, adesso la rimetto in normal in modo tale che anche il cambio rimane un pochino più silenzioso, non fa salire troppo il motore di giri. Una cosa che ho notato, stavo dicendo, è il fatto che lo sterzo è molto morbido. L'avrei voluto anche un pochino più pieno,
come sensazioni, non ti dà quella sensazione appunto di direzionalità, di sportività che vorresti quantomeno quando metti la modalità sport. Anche con la modalità sport rimane un pochino troppo morbido. Sulla scala troviamo di serie il cruise control adattivo, che mantiene la distanza dal veicolo che precede, e la frenata automatica di emergenza, oltre al mantenimento attivo della corsia di marcia, attivo oltre 60 km/h. Non è in grado di mantenervi al centro della corsia in maniera autonoma per diversi chilometri, come può fare una Golf, giusto per restare nel gruppo Volkswagen, ma effettua una prima correzione sullo sterzo per rimettervi in corsia se vi avvicinate troppo alla linea di demarcazione. Si tratta di una via di mezzo che obbliga a tenere le mani sul volante, ma le correzioni si fanno sentire abbastanza frequentemente, tanto da diventare a volte addirittura fastidiose. Un paio di volte mi è venuta voglia di disattivarlo questo sistema, da questo punto di vista avrei preferito una impostazione meno invasiva. Molto utile e intelligente la disposizione anche del LED che ti avvisa se nel tre quarti posteriore sta arrivando qualcuno. Questo è molto utile anche perché è abbinato ad una nuova funzionalità, diciamo, di una portata maggiore dei sensori piazzati sul paraurti posteriore, quindi abbiamo una portata fino a 70 metri, perciò anche nel momento in cui vado magari ad invadere l'altra corsia per fare un sorpasso, può essere in autostrada ad esempio, la macchina mi dice direttamente con un lampeggio di quel LED, che è ben posizionato, molto meglio secondo me rispetto a tante altre auto della categoria, mi dice proprio che sta arrivando una vettura, e così riesco a sapere, insomma, di non dovermi andare a mettere in situazioni pericolose proprio andando a invadere la corsia. Serve appunto a controllare l'angolo cieco. Quindi in definitiva questa Scala è una macchina molto più matura rispetto all'auto che sostituisce, ossia la Rapid Spaceback, che appunto abbiamo visto in questi anni. Costa anche di più, il listino parte indicativamente da 21.700 euro, con la motorizzazione 1000 da 115 cavalli. In futuro, quando arriverà la motorizzazione da 95 cavalli, che sarà appunto l'entry level, costerà al di sotto dei 20.000 euro, circa 19.900 euro, se non vado errato. Comunque tutto il listino completo lo potete vedere sul nostro sito DriveKey, sempre cliccando sul link in alto a destra, in questo modo scoprire anche se ci sono offerte non soltanto su questo modello ma anche su tanti altri modelli disponibili in commercio. Tra l'altro in futuro uscirà anche la motorizzazione a metano, nell'autunno 2019 appunto verrà rilasciata anche la motorizzazione a metano, 1000 da 90 cavalli. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un mi piace e a seguirci per tutti i nostri prossimi video. Ciao a tutti!